Buongiorno ragazzi, allora ricominciamo da dove siamo rimasti, per forza, che roba. Tavolino per nani, allora mancava la struttura sotto, la struttura sopra col piano e poi la parte di motorizzazione, se ci riusciamo. Avevo piallato a spesso a filo, adesso andiamo subito a spessore, le portiamo a misura, così so la misura finita, perché non ho preso proprio gli stessi morali, perché questi costavano meno e ho tirato su questi, quindi... Spessore, prima però una gittatina al filtro del Bisuca. Il momento pialla dura sempre troppo poco, è troppo divertente e dura troppo poco, come tutte le cose belle, vero Fani? Gianluca, confermate? Comunque ce ne sarà da piallare una volta arrivato il legno, e 200 kg di legno arrivano tra domani, dopodomani, boh, chissà quando. E già ora sarebbe stato utilissimo avere il carrel nano da mettere lì di seguito per i pezzi lunghi, ma ovviamente... per fare pezzi lunghi bisogna quello, come al solito le cose si rincorrono. Altra cosa, devo dare una bella pulita, approfondita sia alla scolatrice che alla pialla, perché sono veramente lerce, faticano a scorrere, ci vuole scivolante, sapone di Marsiglia, ma soprattutto vanno disincrostate bene, quindi speriamo ci sia un puntatone di fare. Comunque, misura finita, sono venuti 72, diverso dagli 80 di questo, ma poco ci frega, però partivo da dei morali da 80 grezzi, anziché da dei morali da 90 come ero partito con questi. 90 non c'erano, mi fregava poco di aspettare, tanto è una roba seria. Iniziamo dalla parte sotto, che è la parte meno complicata. Allora, la parte sotto la farò a 8, quindi lato lungo 1, 2 e 3, con anche il traverso centrale, che darà solidità al traverso centrale nel senso corto. Misure, niente di che. Allora, sopra e sotto avranno misure leggermente diverse, perché sotto devo andare a incontrare quelle che sono le gambe per forza e anche per poi mettere la filettatura, per così per tenerle ferme. Fra l'altro questo è un po' più spesso del mio traverso, però rientra sotto, quindi sarà sospeso e avrà lo scuretto, neanche a farlo apposta. Non c'entra niente lo scuretto, però c'è lo stesso. Quindi queste le misure, devo cambiare lama e niente, fare i tagli. È tutto abbastanza stupido per il momento, fino a quando non si arriva alla parte di movimentazione meccanica. Allora, questa è la struttura della parte sotto, solida, massiccia, pure eccessiva, però almeno piomba giù il carrellino, il tavolino, il tavol nano, chiamatelo come volete. Piomba giù tutto e dà il peso sopra, così anche quando è nella parte alta, anche se poi non è molto sviluppato in alto, non rischia di ribaltarsi. Il traverso centrale è più leziosità che altro, è per farlo assomigliare al supporto lì, farlo assomigliare a questo, insomma, non è che questo qua abbia una vera necessità costruttiva. L'assemblaggio ovviamente sarà dominato, ma c'è da fare un paio di conti. Questa è la gamba ribaltata, cioè il piedino, diciamo il piede, e va messo qua, ok? Esattamente qua sopra. Io però, oltre ai domino, voglio far passare anche alla traditora da sotto un dado che avvita tutta la struttura e lo tiene bello coeso, bello stretto. Quindi in termini di misure non c'è problema, perché il foro del dado non va a inficiare il domino e quindi no problem. In termini di assemblaggio invece è un po' tricky, perché questo è il fissaggio ai montanti e va fatto prima, poi va appoggiato tutto, va fissato questo, il dado ha bisogno, non può sporgere la testa sotto, deve esserci uno scanso un po' per farlo arrivare e un po' soprattutto perché poi sotto vanno le ruote. Cazzo, che fine ha fatto le ruote? Mi è arrivata notifica che riconsegna le poste, quindi stiamo freschi che non arrivano oggi. Allora, prima i fori, poi il domino. Sì.
Ospiti, ospiti, sempre ospiti. Sono veramente e decisamente a un passo dal mettere la biglietteria all'ingresso, così almeno qualcosa porto a casa. Allora, intanto sono diventati due, come avevo detto, due misure diverse, base e testa. Testa più grande perché, vabbè, sotto avevo necessità di far coincidere le gambe, i piedi, gli orizzontali, mentre sopra volevo rimanesse a modulo, infatti è 120, esattamente come questo, nel caso sa mai che lo devi accostare. Ora direi che su quelli ci va bella mano di... Bondex, finitura per fare i minuti. Con questa voce stanca, devo cambiarlo questo lettore lì. Allora direi che do una mano veloce a questi, giusto per proteggerli, poi niente di che, come l'ho data al banco, che non è nulla di che. Tra l'altro sembra proprio il mini me del banco, il banchetto alla guerrettina. E poi vediamo subito questa roba qua, in attesa che arrivino ste ben amate ruote. Ah, e poi il piano, non vi ho ancora fatto vedere il piano. Eccoci qua, fatto, i due supporti sono pronti sotto e sopra, e mentre bevevo un caffè aspettando che asciugasse il Bondex sono arrivate anche le ruote. Vi ho messo ieri il link, non ve lo rimetto, che sono dei mattoni incredibili, quindi posso partire, se si è incastrato un bullone come sempre, posso partire dal culo, giro il supporto, monto la base. Così vi spiego qual era il problema, perché uno di voi mi ha fatto una domanda: come mai non ho messo le boccole per fissare le gambe, e montiamo le ruote, così quando monto il top poi ho l'altezza e so quanto devo spessorare il piano, perché anche il piano voglio spessorarlo perché non sia 18 ma sia magari almeno 20-30 per dargli un po' più di carne. Allora, per rispondere alla domanda delle boccole, i fori che ho fatto sulla parte che va sotto, questa, quella che porterà qua le ruote, sono fatti così, e dall'altra parte hanno invece il foro con la Fosner per arrivare il dado a metà, dato che non era abbastanza lungo, per poi infilarci qua. Non ho messo delle boccole per il semplice motivo che da questo lato, cioè da quello che si vede sopra, non c'è il foro, quindi non potevo mettere un dado che li morsicasse, devo per forza stringerlo da questo lato. Altra cosa, mi avete chiesto come mai non ho incassato queste, per il semplice motivo che queste sono esattamente della larghezza dei telai che ho fatto. Mi sarebbe piaciuto incassare questa parte, ma a parte incasinarmi con le misure, avrei dovuto avere una struttura con dei pali più larghi che non ho trovato. Adesso monto tutto sto ambaradam e poi vediamo, perché c'è da fare una modifica a quello prima di chiudere tutto, sperando di aver fatto i fori nella posizione giusta. E poi finalmente tagliamo il top e vediamo questa bella... Il top dopo. Prima l'elettronica, poi il top. Eccolo qua, ovviamente tutto ha guadagnato in estrema solidità, le ruote scorrono già benissimo così, è vero che non c'è nessun peso, e dopo il banco da guerra il carrello da sberle, quindi perfetto, ci siamo. Allora, ho fatto così, siccome ho solo due ruote col fermo, ho lasciato quelle col fermo dalla parte dove c'è il piolo per a fare il sali e scendi. Perché i controlli di tutto questo è meglio che stiano da questo lato, perché alla fine tanto sempre dal lato lungo viene messo, sia lì che di là. Ora, prima di montare il top, la cornice sopra e poi il top, voglio dare prima un'occhiata al trapano per capire se devo modificare qualcosa prima di tagliare il top. Riguardo il trapano, mi avete scritto tipo in mezzo milione. Allora, innanzitutto ringrazio quelli che ieri mi hanno trovato l'adattatore femmina su Thanksgiving, quella roba lì per stampare in 3D, e ringrazio tutti quelli che si sono offerti di stamparmelo in 3D, ma alla fine userò questo per il semplice motivo che innanzitutto è più solido e secondo ha una
feature che vorrei mantenere, oltre che il terzo polo per la gestione della batteria. Dicevo che in mezzo milione ieri mi avete rotto le palle, ma proprio frantumato, slabrato, cioè proprio stracciato le palle, dicendomi che non era il caso di distruggere un trapano Stanley. Questo trapano Stanley, come ho detto ieri, ha almeno 15 anni, anche qualcosa in più, perché l'ho preso i primi anni di matrimonio, sì, quindi anche qualcosa in più. Sta tirando le cuoia, è agli ultimi, il mandrino non serra più, perde coppia, quindi quando lo metti sotto sforzo per avvitare sgarella non ce la fa, e quindi voglio riutilizzarlo per questo. Inoltre ho già la batteria, ho già la caricabatterie, ho un'altra batteria per l'avvitatore a impulsi, quindi è perfetto. E a tutti quelli che mi hanno detto: ma non ti conviene comprare un motore a parte, non ti conviene comprare un trapano cinese da smembrare? No, niente conviene più di quello che si ha già, niente, anche se è un trapano Stanley ma vecchio come il culo. Invece chi mi ha detto ti conviene usare il motorino che alza e abbassa i finestrini elettrici, sono pieno. Adesso un attimo che lo smantello dal furgone, smonto il trapano e vediamo come è fatto dentro, cosa si riesce a salvare, cosa serve, cosa non serve. Allora, ho fatto benissimo a partire da qua. Parte la fogna. Il motore, che è questo, è tenuto assieme dal blocco mandrino, dalla... Ma notate che più va avanti lo show più divento dislessico. Dall'enclosure del trapano, che è quella che andrà tagliata. Alla fine la riutilizzerò tutta tranne il corpo dove ci va la mano, così che mi rimanga tutto attaccato e io mantenga contemporaneamente anche la regolazione dei giri e la frizione, che è quello che mi importa. Quindi il primo pezzo da estraniare è questo. La parte da salvare è indubbiamente la parte bassa, parlo sempre delle parti in plastica, dove c'è il blocco batteria, che è quello che voglio riutilizzare, con anche la misurazione della batteria, perché se riesco la ficcanza sarà quella. Per quanto riguarda i collegamenti invece, da escludere c'è l'inversione di marcia e il grilletto, che deve essere sostituito da, uno di questi qua. Però devo capire che fine fa il terzo polo, quello blu della batteria, che va dentro questo circuito, che poi esce comunque a due nel motore, quindi devo capire. Il LED invece, mi spiace per tutti i nostalgici, ma lo eliminiamo. Quindi, prima di tagliare bene, e qui finalmente mi può servire il famoso limaunghie, prima di tagliare questa parte e riadattarla in modo da posizionarla e poi vediamo come, partiamo da... qual è la parte a cui partire? La parte a cui partire è la parte del blocco motore e mandrino, tutto attaccato in modo da capire come incastrarlo, perché è a sé dalla cornice superiore. Ma prima devo vedere dentro i collegamenti lì come è fatto. Altri due motivi perché è bene usare un trapano. Primo, al blocco. Vuol dire che il motore non è in grado di girare liberamente, il che vuol dire che mi dà ancora maggiore una sicurezza, perché quando è fermo e se ci carico sopra un'elefantessa può benissimo andare giù se non al blocco, mentre con questo qua sono sicuro che non si metta a girare. L'altra questione è che farà un rumore ficcantissimo, perché come dice qualcuno di voi sembrerà di stare al pit stop, forse. Devo capire come è fatto quel circuito lì. Come al solito, quando metto l'elettronica casca l'asino, io proprio non ce la faccio con l'elettronica. Questo è il blocco batteria. Il rosso va col rosso del motore, vabbè, qui c'è attaccato lo switch di inversione, ma non ci serve. Il nero entra qua, si collega a questa resistenza qua, e poi qui andava il rosso che univa il... io vorrei capire se tutto questo può essere bypassato oppure
fa una sorta di riduzione di potenza o qualcosa. Con l'elettronica proprio non ce la faccio, tre volte devo andare a tentativi e intuito. L'ignoranza, altro che l'angoscia da foglio bianco, sta roba fa angoscia. No, ci sono stranamente riuscito al primo colpo, ho capito subito il collegamento, quindi adesso c'è solo da cosa parto? Partiamo da tagliare via il blocco della batteria, così vediamo che solidità ha e come si può incastrare. No, il contrario, rifaccio. Partiamo da tagliare via il blocco che tiene il mandrino e tutto il motore. Dai, partiamo da questo. Allora, mi sono perso un po' nei miei pensieri e nei miei ragionamenti. Ho fatto qualcosa, ve lo faccio vedere e facciamo un ragionamento assieme. Vediamo. Allora, questo... Scusatemi, è venuta una battuta che non posso dire. Questo è il blocco del trapano con blocco motore, con estratti i due cavi del motore. Ho attaccato una brugola a cui ho tagliato la L e si incastra perfettamente dove deve. Eccolo qua. Come fissarlo ci pensiamo dopo. Per quanto riguarda invece il blocco batteria, tenete conto che adesso è tutto attaccato qua, ma tutto quello che vedete appiccicato qua finirà poi dentro la scatoletta di derivazione che porterà il pulsante, bla bla bla. L'idea era di lasciare tutto compatto e quindi tipo così, in modo che la batteria sia estraibile. Per far questo però sto meditando di o metterlo da questo lato qua e quindi mettere i comandi di lì, oppure fare sì, cioè mettere su, appoggio quello e vi faccio vedere. Ecco qua, allora, qual è il ragionamento? Questo qua si vede da sotto, ma non me ne frega niente. Ho dovuto rialzare un po' questo perché sennò sbatteva contro il blocchetto del trapano, ma non è un problema se lo alzo un pelo, perché tanto con tutte le misure sono stato belle che abbondante, quindi dovrei farcela. Il punto è dove mettere questa. Io allora o metto tutto di qua, cioè non attaccato al piano ma attaccato alla struttura, e quindi sta di qua, e anche la bottoniera, ma non mi piace, oppure me ne frego del modulo da 120, quindi faccio un ripiano più lungo, solo il ripiano, e attacco tutto sotto il ripiano, compreso i pulsanti. Devo decidere, adesso ci penso un attimo, bevo un caffè e decido. Perché se tutto il piano viene un po' più lungo, questo qua può stare qua, e anche poi la scatoletta di derivazione con il pulsante, cioè tutto integrato e a filo qua. Che magari è un po' meglio, non lo so, devo pensarci. Allora, facciamo un attimo il punto. Adesso ho limato questo in modo tale che i fili escano da lì, lui rimanga parallelo il più possibile, perché comunque deve rimanere parallelo e così va bene, e poi i fili li faremo uscire direttamente da qua. L'unica cosa è che sporge dall'alto e io non posso farci niente, quindi devo rialzare un pelino il supporto. Non penso che lo rialzerò, ma se riesco o aggiungo qualcosa o rifaccio quei fori lì, oppure metto semplicemente una stecchetta qua sotto. Vorrà dire che il tavolino a questo punto, in base alle misure, non sarà più in grado per 2 centimetri di posizionarsi nella parte più bassa della pialla, che non è questa, ma quando la pialla è tutta abbassata. Una cosa che francamente non è mai successa, anche perché vorrebbe dire piallare un pezzo di spessore, vediamo, vorrebbe dire piallare un pezzo dello spessore, vorrebbe dire arrivare a piallare un pezzo dello spessore di 200, quasi 230 mm, quindi 23 cm più di una spanna, e lungo da dover usare il carrellino.
un'occasione più unica che era, cioè proprio non succederà mai, però andrà bene comunque per il furgone, che è la cosa che mi importa di più. Poi per 2 centimetri, poi, quindi in realtà se già devo piallare un pezzo da 200 va bene, quindi mi posso accontentare. Batteria e controlli invece. I controlli sono la batteria, la carica della batteria, che è più una figata che altro, e il sali e scendi. Ah, questo qua l'ho messo in modo che io abbia accesso comunque sia a capire la resistenza, ma anche a questa che mi dà la velocità, così almeno è tutto usabile. La batteria mi sarebbe piaciuto da morire incassarla qua, quindi fare tutto uno scanso nel montante e infilarla dentro in modo da poi schiacciare e poterla estrarre. Però purtroppo le misure sono quelle che sono. Allora, la soluzione che ho in mente potrebbe essere una cosa così, dato che comunque è quello il lato. Purtroppo ho solo questa scatoletta già forata, ma mettere una scatoletta, considerando che questo va a filo qua, inclinata qua così, inclinata è meglio, praticamente una sorta di controller, quindi tutto va integrato in questa scatoletta. Purtroppo c'è questo foro che non è che mi faccia molto molto gioco, perché la combination dovrebbe essere così. Non comprerò un'altra scatoletta di queste perché non voglio spendere soldi per questo lavoro, quindi penso proprio che alla bisogna metterò un bel tappo. Qua. Sì, metterò un tappo e va benissimo così. Un lavoro un po' barbone, ma è un carrello che mi serve per il laboratorio, non è che è il carrello con cui faccio il barbecue. Quindi qua c'è questo e poi qui magari il coso delle batterie. Adesso impagino questo e vedo se riesco a farlo, il che poi questo mi semplifica di molto anche i collegamenti. Sempre che io riesco a fare sto lavoro, perché questo maledetto coso qua per le unghie non tiene la batteria. A proposito, qualcuno di voi ha il Dremel a batteria? Io odio il Dremel perché me ne dà fastidio la forma, me ne dà fastidio il colore, mi dà fastidio il manipolo, mi dà fastidio l'estensione con la molla. Quello a batteria, la batteria la tiene o no? Se qualcuno ha il Dremel a batteria me lo dica, perché quell'affare lì non lo sopporto proprio e mi serve un Dremel o qualcosa del genere. Niente, non riesco a farlo adesso, ho iniziato ma sto cacchio di coso. Dremel Italia, mi dovete aiutare, questo affare qua che hanno fatto di design non ha alcun senso. Prenderò un Dremel, non c'è niente da fare, porca di quella puttana. Niente ragazzi, quell'affare lì ci vogliono 3 ore a caricarsi e poi dura 5 minuti, quindi sì, continuo domani, così almeno lo finisco poi anche col piano. Intanto, allora, in tanti mi avete detto metti un giunto cardanico o una presa L, così puoi mettere il trapano in verticale e torna a tutta altezza, e so altri soldi. Mentre moltissimi di voi mi avete detto la soluzione più stupida, più idiota, più semplice, più giusta, che io non riuscivo a vedere. Anziché rialzare il piano e perdere quei 2 centimetri, io posso benissimo scansare il montante, tanto da questo lato non lo vedrà mai nessuno. Non so perché non ci sono arrivato, è una di quelle cose così stupide che mentre fai il lavoro non vedi e poi voi dall'esterno in 10.000 me la dite. Così ho anche modo di fissare bene il trapano. Non c'ero arrivato, capita. In questo caso sono scemo e anche cretino. Ho riverificato anche le altezze una volta portato tutto alto ed è giusto, perché considerando che manca ancora il piano, a parte essere comodissimo, ma proprio comoderrimo, quando è qua, adesso vi ripeto, manca ancora il piano. Quando sarà il piano sarà perfettamente allineato lì, considerando che non deve essere perfettamente pari, ma deve essere un po' più basso perché i pezzi devono potersi adagiare, sennò si rischia di beccare il dentino. Però ci sta. Sì, farà suo sporco lavoro, non la sua porca figura, ma suo sporco lavoro un po' in tutte. Vabbè, adesso lì non posso perché la pialla è settata per andare a filo. Questo vabbè, il lato sbagliato, però sto giusto giudicando il coso. Ok, anche qua va bene. Sì. Coprirà tutto. Ora, e qui anche, perché anche qua una volta aggiunto il piano andrà perfettamente a filo. Peccato non poter finire oggi. Allora basta andarsene in giro col carrello a sberle, funziona, domani gli ultimi ritocchini, spengo la pialla, adesso vado a farmi una birra e a guardare
i dremel su Amazon. Se avete consigli, per me sono tutti uguali. Ci vediamo domani. In alternativa c'è questo. Io avrei anche già due batterie. Ma la vera domanda è: per Festool, perché non fai un attrezzo del genere? Lo comprerei subito. Perché?